Lei ha scritto un libro dedicato qualche anno fa alla televisione nei rapporti con l'immaturità, con i minori, intitolato TV per un figlio. Me ne parla? Sì, questo libro è uscito nel 95 e ha avuto, diciamo, una certa risonanza. C'è stata anche tutta una serie di iniziative, sono state prese, eccetera. C'è un bel dibattito, per parecchi anni c'è stato un bel dibattito su questi argomenti. Questa presa di coscienza che i bambini incominciavano a trascorrere troppo tempo seduti davanti alla televisione, come se non fossero dei bambini ma fossero dei pensionati malati. Sì. Ecco, e eravamo nel bel mezzo di una trasformazione, quindi si coglieva molto bene questo passaggio e devo dire che così, da parte di molti insegnanti, educatori, c'è stato un grande interesse. Però non è che abbiamo ottenuto dei grossi cambiamenti, perché è troppo comodo per i genitori mettere il bambino lì perché non dà fastidio, perché secondo loro non corre dei pericoli. Ecco, Sì. perché spesso molti genitori vedono soltanto i pericoli fisici, se si sbuccia il ginocchio al parco o cade dalla bicicletta, e non colgono abbastanza i pericoli invece psicologici, Sì. insomma. E poi soprattutto questa sedentarietà, che non è esattamente il contrario delle esigenze che i bambini hanno. Certo, per cui Anche sono poi costretti a fargli fare il giro di tutti i corsi di danza e esatto. palestra. Ma guardi, si sta verificando anche questo, che nel 2010 sono in Italia sono uscite anche queste baby TV. Sì. No? Baby TV per bambini tra 0 e 3 anni, rivolte ai bambini tra 0 e 3 anni. E allora molti genitori mettono bambini piccolissimi di fronte allo schermo, dicendo è fatta per loro, una televisione fatta per loro, stimola l'intelligenza, perché questo viene detto. E cosa succede invece? Che questi bambini spesso hanno dei ritardi nello sviluppo del linguaggio, perché 0-3 anni. E quindi vengono poi mandati dal logopedista, paradossalmente, Sì. perché 0-3 anni è l'età proprio critica in cui si mettono le basi del linguaggio. Il bambino ascolta prima e poi incomincia a dire delle parole, cerca di inserirsi, quindi fa un esercizio attivo con una persona in carne ed ossa che gli risponde a tono, Interattivo. interattivo, che gli risponde a tono a quello che lui sta dicendo, facendo e così via. Invece di fronte allo schermo, lo schermo produce una grande quantità di parole, riversa sul bambino una grande quantità di parole, ma non gli lascia minimamente Sì. spazio per fare quell'esercizio attivo di cui lui ha bisogno per mettere le basi, le fondamenta del linguaggio. E lì si verifica che poi quei bambini troppo esposti alla televisione, sia essa la Baby TV o altri programmi televisivi in quell'età lì, poi non hanno delle difficoltà linguistiche perché non fanno un sufficiente esercizio di linguaggio, insomma, non provano, non sbagliano, non modificano, soprattutto la televisione non gli risponde. Cioè il bambino inizialmente, quando sente il televisore parlare, rivolge qualche parola ai personaggi che Sì. vede sullo schermo, però questi non gli rispondono. E allora. Convitati di pietra. Esatto, e quindi non c'è apprendimento, non c'è condivisione, eccetera. C'è soltanto una forma di influenzamento, così. Sì. Perché poi ovviamente il mezzo multimediale trascina, perché c'è la voce, ci sono i suoni, ci sono le musiche, ci sono le figure, c'è il movimento, ci sono i colori. Tutto questo insieme trascina il bambino, lo ipnotizza. Quindi il bambino sta anche delle ore lì di fronte, i genitori, diciamo un po' superficiali, pensano che il bambino è troppo interessato. Qualcuno mi dice ogni tanto, mio bambino, penso che sia molto intelligente perché sa, non si vuole staccare dalla televisione. Caro signore, il suo bambino è semplicemente ipnotizzato.
Cioè anche le onde cerebrali si sono modificate nel senso del presonno, della preipnosi. Quindi, capisce, c'è tutto questo. E bisogna stare molto attenti. Insomma. Poi, 0-6 anni è anche l'età molto importante per sviluppare, per mettere le basi dell'intelligenza sociale. Allora lì i bambini devono stare con gli altri bambini. È vero che vanno al nido, è vero che vanno alla scuola materna, però per esempio se giocano tra di loro fanno altri tipi di esperienze molto importanti, no? Perché al nido, a scuola materna, c'è sempre un insegnante che ti indirizza, che dice come devi fare, eccetera. Poi c'è invece nelle attività libere, nelle attività spontanee, quando i ragazzini sono tra di loro, si fa un altro tipo di esercizio, si fanno altri apprendimenti, ci si impegna in maniera diversa, perché se tu vuoi fare andare avanti un gioco devi capire, non so, come convincere il tuo amichetto. Sì. Cambiare le regole anche. Ecco, trovare le regole, no? Da solo, sì. Eccetera. Oppure se hai litigato devi capire come si può fare la pace. Si fanno delle esperienze che non sono quelle che si fanno quando ci sono degli adulti presenti, perché il bambino sa che l'adulto ha un'esperienza maggiore e che quindi può risolvere lui la situazione, può dare a lui l'indirizzo. Invece quando sono tra di loro, sono loro che si devono attivare molto di più, responsabilizzare, inventarsi i modi per farsi accettare o per, che ne so, risolvere un problema di gioco e così via. Per questo, cioè, da me devono essere attivi. Loro lo sarebbero per, inclinazione naturale. Loro sono molto esplorativi, non hanno paura dell'errore. L'errore è una cosa che li diverte, è una cosa buffa, no? Una cosa di cui non si vergognano i bambini piccoli. E si provano, riprovano, cercano, eccetera, eccetera. E tutta questa attività in prima persona continua ad essere importantissima. Quindi ci sono le tecnologie, ok, a un certo punto incominciamo a usarle, conoscerle, eccetera, però questo non deve essere tale l'uso della tecnologia da soverchiare invece quest'altro tipo di attività che sono importantissime per lo sviluppo, tenendo anche presente che l'intelligenza ha moltissime forme, non è solo... saper usare le tecnologie, la dimostrazione dell'intelligenza. E del resto l'intelligenza è la nostra tecnologia. E certo. E quindi è più importante delle altre. Sì, perché poi è multiforme, c'è un'intelligenza verbale, un'intelligenza logico-matematica, ma c'è anche un'intelligenza sociale, c'è l'intelligenza introspettiva, l'intelligenza corporeo-cinestesica, c'è l'intelligenza naturalistica, voglio dire, c'è una gamma così ricca di forme di intelligenza che non puoi pensare che i bambini di questa generazione sono molto più intelligenti di altri perché sanno usare le nuove tecnologie. Certo. Però dove lo mettiamo Leonardo da Vinci, dove lo mettiamo i grandi del passato che non avevano queste tecnologie eppure hanno dato prova di intelligenza, che ne so, un Mozart o cose di questo genere, personaggi di questo tipo. Evidentemente trovavano nella loro realtà, è meno tecnologica della nostra, però trovavano nutrimento, trovavano stimoli e così via, proprio perché il mondo esterno resta comunque pieno di stimoli, se non lo azzeriamo completamente. E soprattutto ci deve incuriosire. Esatto. Per esempio il mondo naturalistico, cioè la fauna e la flora, presentano una tale varietà di forme. E nel libro ne ha scritto di queste esigenze? Certamente, sì. Cioè oggi molti bambini, è diffusa l'idea che i bambini sono iperattivi, c'è questo aumento dell'iperattività. Che un tempo non esisteva, cioè un tempo c'erano i bambini tranquilli, i bambini vivaci e i bambini molto vivaci. Si sapeva che i bambini molto vivaci avevano bisogno di giocare, di muoversi, di correre e così via. Oggi questi bambini molto vivaci vengono definiti iperattivi e si cerca di curarli con interventi di vario tipo. Tra cui anche chimici. Tra cui anche se qualcuno gli dà anche dei farmaci, il Ritalin negli Stati Uniti, sì, si sono molto lanciate in questa direzione. Quando invece forse è una carenza di natura, di questi bambini, del poter giocare liberamente.
E infatti se tu li lasci giocare 2 o 3 ore al giorno, no? Dopo la scuola, eccetera, poi quando tornano a casa sono anche disposti a fare i compiti. Ecco, però li devi lasciare sfogare, muovere, divertire e così via. Allora c'è il rischio così che siamo noi che creiamo le condizioni per certi disturbi dei bambini, insomma. E poi li cataloghiamo come patologici. Sì, No, un certo. bambino che non riesce a stare fermo non riesce a concentrarsi, ma perché ha l'esigenza di muoversi? Perché a quell'età ci si muove, Certo. c'è bisogno di mettere il corpo in determinate situazioni, no? E quindi se tu invece lo costringi a vivere sempre negli interni, dove non può fare quel tipo di movimento, in parte è come metterlo un po' in prigione.